modo ci saranno dei relatori, e dopodiché la parola passa a voi diciamo dietro input, cioè vi proporrò delle sfide, delle idee, delle domande, insomma delle così, e attendo il vostro riscontro. Purtroppo i tempi, perché sono iniziato tardi, i tempi sono molto stretti, quindi gli interventi non potranno dureranno intorno ai 7 minuti, così da permettere poi la tavola rotonda, cioè la possibilità di fare domande, di rispondere, di dare suggerimenti, indicazioni, eccetera. Allora, io mi chiamo Anna Monticello, lavoro al Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, seguo alle interne quasi dall'inizio, più o meno dalla metà del 2013, la motivazione che ha spinto il Ministero a occuparsi di aree interne è stata nata da una riflessione importante che l'abbandono, il rischio di abbandono produce intanto una perdita di identità e quindi un'assenza di conoscenza e quindi una perdita di conoscenza, e che può avere dei risvolti sociali, umani, ma anche dei risvolti concreti, perché la perdita, l'abbandono dei territori ha anche delle conseguenze difficili in termini di dissesto e di idrogeologico, insomma di altre forme di dissesto. L'altro motivo invece in positivo è che si tratta di un patrimonio sia naturale che culturale straordinario, molto diversificato, e che è al di fuori delle direttrici, degli impulsi per la valorizzazione, non sempre è stato oggetto di valorizzazione, più di tutela che di valorizzazione. Allora, questo è tanto, così lascio la parola agli altri passo la parola a Nella Rescigno di Memo Cantieri Culturali, Molise, area di Sepino, Altilia, con un intervento che si intitola Ripensare il patrimonio culturale del Matese, una nuova visione per l'area archeologica di Sepino, Altilia. Grazie, buonasera, buon pomeriggio. Sono Nella Rescigno, appunto, la mia associazione a cui appartengo a Memo Cantieri Culturali, che è l'associazione concessionaria dei servizi di accoglienza, di promozione e di didattica nei luoghi di cultura del MIBAC di Molise. Tra questi appunto anche l'area archeologica di Altilia. Dico solo una cosa, con me il mio intervento deve essere diviso con Andrea Romano, che è il sindaco del comune di Spinete, comune capofila dell'area del Matese, che purtroppo per motivi personali non è potuto intervenire, quindi saluto e si scusa, e quindi cercherò anche di coprire quello che era il suo intervento e quindi di spiegare un po' il ruolo che questo sito archeologico ha nell'ambito della strategia che i comuni dell'area stanno studiando per lo sviluppo del Matese. Ed è giustamente messo in primo piano il ruolo del sito archeologico di Altilia, non solo sicuramente per le sue valenze archeologiche e storiche, ma anche perché ha sempre avuto un ruolo di riferimento per l'intera valle. Il sito archeologico è posto ai piedi del Matese, è difficile parlare di qualcosa che non si vede, però spero con le parole di riuscire a riempire i vuoti. È posto ai piedi del Matese e si trova nella valle del Tamaro, quel fiume che scorre proprio parallelamente. È un sito che ha una storia lunghissima. Si potrebbe dire che entrando in una delle porte di questo sito il tempo si accartoccia, perché abbiamo nel pochissimo spazio i resti degli insediamenti di IV secolo a.C. di epoca sannita, a fianco alle tombe altomedievali, il teatro romano
con le case del 600 costruite lungo l'emiciclo e le pecore dei contadini che ancora abitano, qualcuno ancora all'interno, pochi, ma quelli che abitano intorno che ancora pascolano nel foro e quindi in qualche maniera fanno anche una sorta di manutenzione. È un luogo che per questo motivo ha un fascino fortissimo, sicuramente per la storia del passato, ma anche perché mantiene ancora visibili e riconoscibili gli elementi e segni di una storia che non è così lontana e che costituisce la base culturale del nostro Matese, che è quella contadina, quella legata soprattutto all'elemento fondante che è il tratturo. Il sito archeologico, cioè, o meglio, oggi racconta in prevalenza la parte romana, cioè la città romana di Sepinum, sorge all'incrocio tra due strade, che sono appunto il tratturo Pescasseru di Candela e un'altra strada che dai Monti del Matese scende a valle per poi arrivare probabilmente, insomma, si è cercato di seguire il percorso fino all'Adriatico. Un incrocio che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia delle popolazioni del Matese, tant'è che lo hanno scelto prima i Sanniti per la loro prima fase di insediamento dal 4 secolo a.C., poi i Romani lo hanno ritenuto così importante da chiuderlo con una cinta muraria che definisce 12 ettari di terreno, puntellata da 29 torri, all'interno delle quali hanno creato una vera e propria una città con tutti gli elementi tipici della città romana di epoca augustea, perché siamo tra prima di Cristo e primo dopo Cristo, e quindi il foro, la basilica, le terme e il teatro. Il teatro in particolare oggi è alquanto suggestivo proprio per la presenza dei resti romani a fianco ai resti alla fase poi secentesca. Ma il sito è stato vissuto anche nelle epoche successive e come vi dicevo ognuno di questi passaggi ha lasciato un segno. Attilia è stata scelta dall'area interna proprio come punto nodo centrale per questa sua grande visibilità, perché poi il patrimonio soprattutto dell'epoca romana è molto visibile, è una bellissima passeggiata di un'ora e un quarto dal punto di vista anche, come dire, c'è una sovrapposizione di tutti i paesaggi, il paesaggio naturalistico, il paesaggio culturale, il paesaggio storico, si leggono, si vedono e si vivono in prima persona insieme con le presenze di coloro che vivono nel territorio. Negli anni 70 parlavamo appunto del rapporto tra tutela e valorizzazione, quando gli scavi sono andati avanti è stato deciso di mandare fuori tutti coloro che vivevano nell'area, perché fino agli anni 70, fino al 1970 c'erano ancora gli abitanti, gli enti stavano per andare via. E si è deciso per una serie di motivazioni che in quel momento avevano un senso, la ricerca, la tutela, ed era giusto che fosse così. Oggi però c'è bisogno dello scatto, ed è quello che noi sentiamo come operatori, perché noi lavoriamo tutti i giorni qui, c'è bisogno di valorizzare, di ricucire questa frattura che in qualche maniera c'è stata tra un luogo che ha una storia, ma che ha sempre avuto una storia e che è sempre stato abitato, e coloro che lo hanno sempre abitato, che negli ultimi decenni c'è una generazione di abitanti del territorio che non sente più questo legame con questo posto e che vede in questo posto qualcosa che non gli appartiene più. In questo senso sono state questa serie di letture hanno determinato, diciamo, un po' le scelte fatte all'interno della strategia dell'area del Matese. La prima volta che arrivarono i consulenti, no? la strategia arrivò nel Matese, li accompagnai proprio io a conoscere l'intera area e venne fuori che un elemento fondamentale di questo luogo è il movimento, soprattutto non il movimento delle popolazioni quanto il passaggio. Siamo in luogo di passaggio e non a caso i due culti principali del Matese, due templi che sono stati ritrovati, rinvenuti, sono dedicati a due divinità del passaggio: Nefite, che è la divinità italica, che è proprio al senso del passaggio, di quella che sta a metà tra cielo e terra, tra suolo e sottosuolo, e Ercole, che è l'altra grande divinità a cui è dedicato l'intero Matese. Questa idea del movimento, del passaggio, è stata colta dalla strategia come elemento di vocazione del territorio e intorno a questo elemento di vocazione si è scelto di intervenire, almeno nell'ambito per potenziare la parte turistica, di intervenire, almeno l'idea è quella di intervenire con una serie di azioni
che prima di tutto, per esempio, facilitano la mobilità, il movimento di mobilità. Oggi si parla di mobilità, si parla anche del turismo, una mobilità che si annuncia e che si è intermodale. Per cui nella strategia è già vista la creazione di una stazione intermodale a Boiano, che è un centro vicino al centro più grande dell'area madrese, da dove poi ci saranno i passaggi bus e treno. Da Boiano partirà una ciclovia che di 15 km, questa è l'idea, che dovrebbe congiungere appunto la stazione con Altiga, un progetto molto grande, insomma, di 15 km di ciclovia, che dovrebbe avere un punto intermedio nella Guardia Reggia, dove c'è l'idea di riutilizzare una stazione in disuso e di trasformarla in un albergo. Sì. Per albergo e in una ciclofficina. All'Atere la creazione di una serie di percorsi di trekking che siamo mappati e ripristinati, naturalmente messi, che dovrebbero intercettare anche un cammino che invece ha una lettura spirituale che congiunge il santuario di Castelpetroso al convento di Cerce Maggiore. E poi ad Altiga, muoversi, diciamo, intervenire su due ambiti: quello del cittadino, per cui ridare alla comunità uno spazio da vivere attraverso l'utilizzo, la rimessa in uso del patrimonio edilizio che all'interno dell'area è molto ricco e anche molto bello e suggestivo, perché hanno mantenuto gli elementi originali della vita contadina, quindi forno, il lavello, quelle che erano anche le cucine originali sono state mantenute, e dall'altra aprirsi al cittadino temporaneo, quindi offrire accoglienza, sperimentare luoghi di laboratorio che permettano poi di conoscere tanti piccoli beni materiali e immateriali che sono diffusi lungo tutto il trattore all'interno dell'area del Matese. Grazie. Allora, sull'area del Matese sta per essere firmato un accordo di valorizzazione tra tutti, diciamo, le figure coinvolte, quindi il Ministero dei Beni Culturali rappresentato dal Polo Museale del Molise, la Regione, i comuni dell'area del Matese con Spinete, un comune del capofila, e Sepino, visto che c'è anche Altiglia in modo particolare, e quindi tutti gli attori. A questo punto vi presento Leandro Ventura, che è il direttore del Polo Museale del Molise e che ci parlerà del ruolo dei poli museali per la valorizzazione del patrimonio culturale e anche per il rilancio di un territorio. Sì, dunque, il problema del territorio in Molise è un problema abbastanza complesso, perché è un territorio estremamente variegato. Andiamo dall'Adriatico, quindi la zona di Termoli, fino appunto al Matese, alle Mainarde, all'Alto Molise, fino a Venafro, poi che sono ai confini con Lazio e Campania. Dunque, il problema del territorio è che, stavo già accennato, insomma, il problema è fondamentalmente di trasporti, perché le varie aree non sono strettamente interconnesse, quindi questo è un primo passaggio fondamentale da affrontare anche con gli enti locali, però insomma questo è un problema che non riguarda poi fondamentalmente la valorizzazione, cioè un problema, diciamo, di base, di fondo, di partenza da risolvere. All'interno di questo territorio il Polo Museale del Molise sta avviato, io sto portando avanti un progetto di un sistema museale, del quale ovviamente i capofila saranno i luoghi della cultura del Ministero dei Beni Culturali, e il Polo Museale del Molise ne ha 10 in tutta la regione. E, però l'intenzione è quella appunto di attivare anche sinergie con il Polo della Cultura degli altri enti locali, magari anche dei privati, e ci sono delle realtà interessantissime, soprattutto in Molise, sia di proprietà degli enti locali che di proprietà privata, penso che al Museo delle Campane di Agnone, così come il Museo Civico di Baranello, insomma sono diverse realtà molto interessanti, e anche con gli enti ecclesiastici, sicuramente questo discorso andrà portato avanti. Quindi all'interno di questo discorso di sistema, di questa
di questa progettualità di sistema, Sepino entra in gioco in maniera fondamentale, perché è una, sicuramente una delle aree archeologiche più interessanti della regione, per le caratteristiche sono state un pochino esposte, per questa sovrapposizione sovrapposizione storica di monumenti antichi e meno antichi, ma soprattutto per la possibilità di riutilizzare, di riuso dell'area, grazie proprio alla presenza di queste superfetazioni settecentesche, queste costruzioni che si sono impostate sulle strutture antiche, per le quali ci sono diversi progetti, insomma, progetti di riuso, appunto come albergo diffuso, per esempio, come fattoria didattica, insomma, ci sono diverse possibilità di uso di queste strutture, una volta che saranno risolti i vari problemi, a partire da quello delle presenze ancora di abitanti, che ovviamente non consentono, per esempio, una cosa abbastanza semplice, quella della delimitazione dell'area. Cioè l'area attualmente ancora non è delimitata, non è chiusa, quindi è liberamente percorribile, perché insomma non si possono chiudere all'interno di un'area archeologica delle persone che ci abitano, se no insomma ci denunciano per sequestro di persona o qualcosa del genere. Quindi insomma, aspettiamo che si risolvano questi problemi per poter avviare appunto questo tipo di progettazione, che al momento insomma è molto limitata, insomma, ci si limita all'uso estivo, per esempio, del teatro per spettacoli di vario genere, insomma è una progettazione abbastanza limitata, però in prospettiva questa progettazione ovviamente è chiaramente insomma sarà prioritaria proprio un discorso di sistema territoriale, nel quale dovranno entrare anche, al di là del patrimonio culturale e archeologico di carattere materiale, dovrà entrare anche come elemento di riconoscibilità delle comunità il patrimonio immateriale. Il patrimonio immateriale che non è solamente la tradizione gastronomica, sono anche le feste, sono anche gli usi, le tradizioni artigianali, le tradizioni del lavoro, penso per esempio alla pastorizia e alle modalità semplicemente legate alla transumanza. E questo discorso della transumanza si collega a un altro aspetto importante per l'area, che è quello della possibilità di candidatura UNESCO, perché la transumanza è un elemento che è candidato in una tentative list UNESCO dal 2015, quindi insomma è in corso la candidatura UNESCO per la transumanza, che ovviamente vede come spazio di realizzazione il tratturo. I tratturi che attraversano il Molise, e quello appunto questo castello di Candela che interessa Sepino, è quello che ci riguarda più da vicino in questo caso, però appunto è il tema della transumanza come candidatura UNESCO è fondamentale proprio per la valorizzazione di tutto il territorio, perché appunto diverse aree del Molise sono interessate al passaggio dei tratturi. Transumanza che tra l'altro viene ancora tenuta in vita ancora oggi, e proprio la settimana scorsa si è concluso uno dei percorsi di transumanza, che è passato proprio nella zona di Sepino. Altro aspetto interessante, sempre legato all'UNESCO, è l'altra candidatura importante, che è quella di San Vincenzo al Volturno, sito benedettino che rientra in un progetto di candidatura complesso, cioè non è solamente il sito di San Vincenzo al Volturno, abbazia alto medievale di straordinaria importanza per i resti di affreschi del IX secolo, ma appunto fa parte di una candidatura complessa che prevede 8 siti benedettini in tutta Italia, e anche questo appunto è un altro elemento che riguarda strettamente il Matese, perché San Vincenzo è un pochino più a nord, però in un'ottica di valorizzazione turistica dell'area, ovviamente fare riferimento all'UNESCO e quindi alla presenza di siti UNESCO è fondamentale proprio in prospettiva di valorizzazione. Grazie. E passo la parola adesso a Roberto Govolo, ex FADDA, l'archeologia industriale a spazio pubblico per l'aggregazione, la creatività e l'innovazione sociale, il caso ex FADDA in Puglia. Allora, vi racconterò la storia del nostro lavoro e farò qualche riflessione sul nostro punto di vista sullo stato dell'arte dello sviluppo locale legato alla cultura nei luoghi periferici del sud. A San Vito dei Normanni, che è un piccolo comune in provincia di Brindisi, stiamo riqualificando da
sei anni una fabbrica abbandonata, si produceva il vino fino alla fine degli anni 50, per trasformarlo in un luogo restituito alle idee e al territorio. Nella concretezza accompagniamo gruppi di abitanti, soprattutto giovani abitanti, a trasformare le loro idee in progetti. Cerchiamo di mettere insieme il tema del patrimonio pubblico in abbandono, quindi le aree industriali, le scuole dismesse, le caserme abbandonate, i mercati della frutta che sono stati chiusi, insieme al tema del capitale umano dismesso, no? Cioè l'enorme massa di ragazzi che vorrebbe provare a fare qualcosa nel loro territorio, nel proprio territorio, ma per condizioni di carattere strutturale non sempre riesce a farlo. Proviamo ad abbassare la soglia dell'attivazione, cercando di colmare quel gap che c'è tra quando hai un'idea e quando dici vorrei che questa idea provasse a trasformarsi in un lavoro. Dico questo perché il tema dell'impatto di esperienze di questo genere, noi battiamo un po' bandiera panamense, cioè nel senso che non facciamo parte, come dire, di un sistema, okay, che dispone una politica sul territorio, ma abbiamo, come dire, provato a costruire con la comunità anche il modello di sostenibilità che costruiamo. Non dipendiamo dai finanziamenti pubblici, ma proviamo a strutturare servizi e prodotti che, messi a mercato, inseriti nel territorio, provino a dare sostenibilità alla nostra esperienza culturale. Per cui è una strana impresa di territorio che in questo momento ridistribuisce il suo valore economico su circa una cinquantina di persone. È una scuola che si occupa di valorizzazione della musica popolare locale, è un collettivo di fotografi e videomaker, una scuola di danza, un laboratorio di yoga, una scuola di artigianato e così via. Sono 4.000 metri quadri e un ettaro di giardino intorno al centro del paese. E qui viene la prima riflessione. Questo stabile è stato oggetto, nei differenti cicli di programmazione, di cospicui investimenti da parte delle politiche pubbliche. I sindaci del territorio hanno inteso farne prima un centro per l'osservazione della avifauna migratoria, 3 miliardi di euro che sono stati molto utili per realizzare un'enorme distesa di marmo dentro, 3 miliardi di lire, chiedo scusa perché era ancora la programmazione ante euro, per realizzare un'enorme distesa di marmo in un'ala della struttura, e così come anche una serie di finanziamenti successivi che hanno sì permesso che l'immobile deperisse dal punto di vista strutturale, ma non hanno mai creato le condizioni perché quell'investimento pubblico potesse generare un processo sociale, cioè immaginare delle forme di gestione che creino opportunità di apprendimento e lavoro soprattutto per i più giovani. Dico questo perché dal nostro punto di vista le strategie di sviluppo locale legate al riuso del patrimonio e alla cultura al sud non se la passano affatto bene. Cioè il rapporto tra risorse investite nelle comunità e impatto, cioè il numero di posti di lavoro creati, io penso che sia abbastanza distonico. Non so se è anche questo, come dire, un elemento che possiamo condividere. Questo perché? Perché quando versi risorse dentro progettualità, come dire, che non vivono nella carne, nel sangue delle persone, molto spesso, diciamo, quel buco è senza fondo e quindi sono risorse che si sprecano. Da qui, diciamo, una riflessione sui modelli e sulle strategie di sviluppo locale. Cioè, piuttosto che grandi piani, grandi accordi di programma, tante risorse dedicate a costruire scenari futuri, noi pensiamo che sia meglio ragionare all'inverso. Cioè, secondo una logica acuculturale, cioè capire, come diceva Carlino, sia che in un territorio rappresenta un pezzetto di paradiso e provare magari ad allargarlo, a fargli spazio perché l'oscurità della notte si rischiari. Quello che vorremmo provare a dire è che è indispensabile cambiare la strategia su cui vengono gestite le risorse per lo sviluppo locale al sud, perché molto spesso, diciamo, questa è la difficoltà che incrociamo noi. La classe dirigente è inadeguata a gestire programmazioni complesse, soprattutto nei luoghi periferici, distanti dai flussi di beni e di persone, anche a causa del tema dell'emigrazione giovanile e della perdita di capitale umano, le giunte, i consigli comunali non sono adeguati a questa sfida. Due, gli uffici tecnici, che solitamente gestiscono le operazioni di cambiamento, come dire, no, di trasformazione del territorio, a causa dei blocchi legati al patto di stabilità che derivano dalla nostra adesione all'Unione Europea, non possono fare ricambi di personale e molto spesso non hanno capacità interne, Franco,
non so se mi darei ragione in tuo intervento, mi auguro di sì, non hanno personale adeguato a gestire progettualità che sono giocoforza multilivello, perché riguardano non solamente una gara d'appalto, ma la maniera in cui una comunità si inserisce dentro un processo di trasformazione del territorio. Tre, molto spesso chi si attiva sul territorio è visto come un rompiscatole, piuttosto che non come un attivatore che potrebbe essere la principale risorsa su cui puntare per trasformare un territorio. Io ho avuto la sorte, diciamo, nel corso della mia vita professionale di lavorare per un ente pubblico, per la Regione Puglia, dove abbiamo promosso un programma che si chiama Bolletti Spiriti, con cui abbiamo detto non serve aprire servizi per i giovani, ma serve mettere risorse nelle mani dei ragazzi perché possano trasformare i loro contesti. Mutatis mutanda, lo stesso ragionamento va fatto rispetto al patrimonio culturale e turistico. Non grandi piani che dispongono nei mediatori le risorse per creare trasformazione, quindi gestire nuovi, creare nuovi servizi con gestori da individuare, ma al contrario alimentare, secondo una logica, se volete, più caotica, però oramai anche le ricerche sullo sviluppo dicono che piuttosto che i campi coltivati è meglio investire nelle foreste pluviali, per utilizzare una metafora di un noto economista che si chiama Horowitz, investire su chi nei territori sta promuovendo dal basso, con grandi enormi sforzi e sacrifici, esperimenti di sviluppo locale basati sull'unico elemento che può essere alla base in questo momento, io credo, di una rivincita del sud rispetto alla deindustrializzazione, alla perdita di capitale umano, che è la passione. Se noi non rimettiamo al centro il tema della passione, soprattutto dei più giovani, per i piccoli comuni, per il posto dove abitano, ha voglia di versarci risorse sopra con le strategie ministeriali, ma non avremo molta fortuna. Ok, grazie. Allora, ti ringrazio per l'esperienza, anche per l'esperienza relativa all'uso di una struttura per l'uso sociale, diciamo, di una struttura, e anche per questo input che ci hai dato, perché è una importante riflessione. Segue l'intervento di Achille Roselletti, dal titolo Servizi avanzati e innovazione per la gestione e la valorizzazione del patrimonio diffuso in Umbria e nelle Marche. Grazie. Buonasera, intanto grazie per l'invito, perché per chi fa il mio lavoro queste sono occasioni molto importanti, non solo per raccontare quello che facciamo, ma soprattutto per ascoltare, che è un'azione che non sempre siamo molto abituati a fare. Io in realtà non sono un gran teorico, vi porto l'esperienza di quello che facciamo con la mia azienda, con la cooperativa per cui lavoro, da quasi 27 anni. Noi fondamentalmente ci occupiamo esclusivamente di un'attività, gestiamo musei. In realtà è un po' più larga, perché ci vorremmo occupare di tutti i servizi connessi alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi siamo in un ambito forse un po' più specifico, parliamo di musei, di produzione di mostre, di gestione di biblioteche, di archivi. Attualmente la cooperativa nostra, e mi prendo 2 dei 7 minuti per inquadrare un po' il contesto, poi proverò anch'io ad allargare con qualche ragionamento un po' più di sistema, gestisce circa 150 musei un po' in tutta Italia. Il cuore delle nostre attività è però in Umbria e nelle Marche, dove nasciamo nel 1990, la nostra sede di Perugia. Noi siamo in realtà i figli del primissimo tentativo che fece la Regione Umbria nel 1989 di individuare degli standard qualitativi e quindi a seguire delle professionalità abilitate a lavorare dentro gli spazi della cultura, segnatamente nei musei. Quindi l'obiettivo era quello di individuare alti standard di qualità che potessero essere trasportati o comunque garantiti anche dentro spazi culturali, quindi musei di piccolissime realtà. Quindi parliamo, nel caso specifico di Sistema Museo, di gestioni che considerate che più o meno come riferimento abbiamo detto 150 musei, il 70-80% delle nostre gestioni è realizzato in piccoli o piccolissimi comuni, per piccoli o piccolissimi musei che normalmente raramente superano i 15-20 mila visitatori l'anno. Noi siamo nati con un'idea che era molto semplice, quindi quella di gestire i servizi al pubblico.
Nel corso degli anni l'esperienza imprenditoriale ovviamente è andata avanti, siamo cresciuti e oggi siamo in grado di occuparci un po' di tutta la filiera della valorizzazione dei beni culturali. Quindi il nostro modello è un po' atipico perché riusciamo a garantire sia la parte di servizi propriamente al pubblico, quindi la biglietteria, la custodia, la sorveglianza, la vigilanza, ma anche tutta una parte che è diventata sempre più interessante, a cui non vorremmo rinunciare perché è la parte un po' più a valore aggiunto del nostro lavoro, di valorizzazione culturale, dove per valorizzazione culturale intendo dire che nel corso degli anni il Sistema Museo è riuscito a internalizzare un passo dopo l'altro tutta una serie di servizi e di attività a cui prima anche noi stessi ci rivolgevamo all'esterno, e quindi noi attualmente siamo strutturati con diversi settori, tra cui faccio qualche esempio così per inquadrare un po' meglio il contesto, il settore libreria, quindi ho alcuni colleghi che si occupano esclusivamente delle nostre gestioni dei bookshop museali, la parte dei servizi educativi, la progettualità complessa, la produzione di mostre, tutta una parte la dedichiamo all'information technology, quindi alla produzione di strumenti multimediali per la fruizione dei musei. Ora, tutto quello che vi sto raccontando volutamente è una bella novella, nel senso che comunque il Sistema Museo oggi riesce a dare lavoro più o meno a 200-220 soci in tutta Italia. Ci piace con un po' di provocazione dire che siamo un'azienda completamente devoucherizzata, nel senso che non è mai uscito un voucher lavoro, che poi in realtà non andrebbero nemmeno troppo demonizzati, però in realtà quello che è stato il nostro sogno è quello di farne un lavoro stabile di questa attività. Ora, questa è la bella, è il bel racconto. Poi che succede in realtà giorno dopo giorno? Noi vediamo che c'è sempre più uno iato, una distonia tra le grandi dichiarazioni di principio: la cultura e i musei sono il petrolio dell'Italia, è necessario fare rete, bisogna fare sistema, la cultura è un volano di sviluppo. Io personalmente questa tipologia di frasi vuote, se non le vedo declinate poi in qualche attività pratica, io uso un plurale, insomma, il Sistema Museo ritiene che abbiano poco senso. Allora la domanda che noi ci stiamo facendo negli ultimi anni è: esiste un mercato per l'attività che fa Sistema Museo? Ovviamente qui andrebbe fatta una velocissima distinzione, ovviamente per un'azienda come Sistema Museo ragionare di mercato significa dividerlo in due: c'è un mercato che per comodità possiamo chiamare esterno, che è quello dei visitatori, che sono i nostri fruitori, sono le persone a cui noi proviamo a vendere dei servizi, e c'è un mercato interno che per noi è quello delle amministrazioni pubbliche, nel senso che la nostra attività si basa esclusivamente sul partecipare a bandi di gara e a gare d'appalto. Beh, dal punto di vista degli enti locali, se dal punto di vista esterno, quindi dei visitatori, la risposta è sicuramente positiva, esiste un mercato, lo vediamo, il motivo per cui siamo qui è perché cresce sempre un'attenzione a quello che è l'estrema ricchezza del nostro patrimonio, anche del patrimonio, soprattutto del patrimonio cosiddetto minore. Dal punto di vista del mercato interno, io vorrei, dico la verità, sarei molto contento di dire sì, esiste un mercato anche per aziende come il Sistema Museo. In realtà quello che vediamo è anche qui, tra le grandi dichiarazioni di principio e quello che vediamo quotidianamente, un po' di distonia, per usare un eufemismo, cioè io dirigo il settore gare di Sistema Museo, mi capita di leggere più o meno 10-15 capitolati alla settimana, il 90% mi fermo alla quarta pagina, ma e non è che non è una valutazione attraverso la quale voglia gettare la croce addosso alle amministrazioni pubbliche. Veniamo da anni in cui oggettivamente la disponibilità anche di investimento, di risorse degli enti pubblici è stata molto compressa. E allora perché smettiamo di leggere la pagina 2? Perché vediamo indicazioni veramente assurde per chi fa da più di 25 anni questo lavoro. E, il lavoro che faccio io è pieno di capitolati dove giustamente
viene richiesto il supporto di un'azienda con, giustamente, col contratto nazionale, con una capacità di progetto ambiziosa, con la capacità di produrre anche attività, eventi culturali, servizi didattici, attività per bambini, aperture straordinarie, poi magari la quarta riga vedi che il valore riconosciuto si aggira fra i 10 e gli 11 euro orari. Ora è difficile per noi che ci fregiamo dell'applicazione del contratto nazionale del turismo per ogni attività andare a remunerare attività con questi valori. E ovviamente io adesso la sintesi insomma imposta mi devo fare di necessità virtù, quindi tocco a volo d'uccello alcune criticità, ma forse è più interessante sottolineare queste. Di questo tipo di attività e di questo tipo di criticità ne vediamo giornalmente a BZF. Come andiamo avanti? Perché questa poi è la domanda, perché abbiamo fatto una scommessa imprenditoriale e ci piacerebbe continuare a percorrerla. E parliamo, come ripeto, un'azienda che ha 20-25 anni di lavoro, quindi in molti casi i miei colleghi lavorano da 15-20 anni, hanno fatto famiglia con il sistema museo. Noi in questi ultimi mesi stiamo valutando, e anche qui concordo sul tema della passione, anche del non arrendersi davanti a evidenze che dal punto di vista economico sarebbero abbastanza deprimenti, proviamo a cercarcelo da soli questo mercato attraverso uno strumento che è quello del progetto di finanza relativo ai servizi ad iniziativa privata. Prendo 30 secondi in più, il progetto di finanza probabilmente lo conoscerete, non va a noi, sono strumenti che vengono utilizzati normalmente per realizzare dei parcheggi, dei supermercati, dove poi a fronte dell'investimento viene dato al concessionario la possibilità di incassare per molti anni tutti i proventi derivati dallo sfruttamento dell'attività. Noi in realtà iniziamo a proporre progetti di finanza sui beni culturali per le amministrazioni pubbliche. Ci siamo aggiudicati da poco, e questo è diventato un po' una sorta di piccolo caso di scuola, la gestione del sistema dei beni culturali della città di Recanati, città molto famosa nell'immaginario di tutti, ovviamente la città di Giacomo Leopardi. Noi lì siamo partiti da un'idea che è questa: la città di Recanati ovviamente ha un grandissimo attrattore che è Giacomo Leopardi, la casa natale. Questo sito fa 180.000-200.000 visitatori l'anno e è di proprietà privata, della proprietà della famiglia delle parti. Sempre nel centro storico c'è una pinacoteca con alcuni lavori veramente che da soli varrebbero il viaggio, ci sono alcune pale di Lorenzo Lotto veramente magnifiche. Noi la prima volta che siamo andati a Recanati, più o meno un anno e mezzo fa, per piacere, io sono andato a visitarlo con la famiglia, ho conosciuto il direttore e ho capito che quella pinacoteca faceva 4.000 visitatori l'anno. Da lì è partito il lavoro di progettazione che abbiamo presentato all'amministrazione, ma senza nessun contatto preliminare, dopo un anno circa, quindi c'è stato un anno di lavoro di incubazione, dove in realtà, per farla breve, quello che abbiamo proposto, siamo partiti da un dato, che è un dato molto, molto vile ma molto interessante. Quanto spende il comune oggi per gestire il museo? X mila euro. Riusciamo a restituire per X mila euro all'anno un progetto che sia un po' più ambizioso di quello che noi abbiamo visto, ovvero dei bellissimi lavori dentro, un allestimento degli anni 50, una presenza di visitatori assolutamente marginale, nessuna politica di valorizzazione, nessun aggancio rispetto anche alla promozione turistica del luogo. E questo abbiamo costruito in realtà. Noi quindi a Recanati nelle prossime settimane, vi tralascio ovviamente la parte di tecnicismo sulla gara che non interessa a nessuno, ma è interessante capire come nelle prossime settimane in realtà interverremo dentro la Pinacoteca, la riallestiremo completamente, abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare un altro spazio che è una ex chiesa di proprietà del comune, dove ci faremo una sorta di hub turistico 2.0, portando a rotazione un'opera della Pinacoteca. Questo posto è strategico perché è proprio davanti a Casa Leopardi e quindi gioco forza i visitatori passeranno da lì. Abbiamo cercato contatti con gli altri, come si dice con una parola abusata, con gli altri stakeholders del sistema, quindi abbiamo sviluppato una collaborazione con Casa Leopardi e quindi in realtà abbiamo cucito quello che secondo noi mancava, che è l'interrelazione e la messa, questa sì, a sistema di una comunità.
È stato bello vedere come molte attività commerciali, anche non immediatamente interessate alla gestione dei beni culturali, ci sono venuti dietro, quindi iniziamo ad avere i primi contratti chiusi in materia di art bonus, per esempio. E quindi forse questo è un piccolissimo pezzetto che può dimostrare che laddove ci sia una volontà, una competenza anche progettuale e una visione dal punto di vista dell'amministrazione, non sempre le risorse sono quelle che mancano. Alcune volte manca più la capacità di programmazione o di spendere bene quello che c'è piuttosto che la progettualità. Da tutto questo giro, chiudo con questo, noi auspichiamo di avere 10-15 contratti nuovi che lavoreranno nella gestione dei beni culturali della città di Recanati. Grazie molto. Grazie molto perché ci hai dato proprio uno spaccato di una risoluzione concreta, una difficoltà che in effetti c'è. E adesso segue l'intervento di Frank Milella della Fondazione Fitzcarraldo. Il tema è la valorizzazione del patrimonio culturale, vincoli, condizioni, opportunità nei modelli di gestione. Sì, io spero che tu, almeno una buona parte di voi, abbia già, diciamo, la consapevolezza di cosa sia la Fondazione Fitzcarraldo, ARTLA, 22 anni, centro indipendente che lavora come specifica piattaforma sul management culturale, sulle politiche pubbliche. Io mi occupo molto di politiche pubbliche, mi occupo molto di politiche pubbliche sulla valorizzazione culturale sia del patrimonio pubblico a finalità culturale che del patrimonio culturale in senso stretto. E sono stato, diciamo, molto preso da una buona parte delle cose che sono già emerse nei sintetici interventi di parte di tutti e che alla fine mi confermano il fatto che occorre complessivamente, proprio ve lo dico con grande chiarezza, una sorta di capovolgimento di senso nell'approccio al concetto di valorizzazione, che storicamente non può essere ancora, diciamo, insediato, no, nella definizione dell'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, cioè come quel tipo di processo che consente la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. La conoscibilità del patrimonio è un fatto, voglio dire, che fa capo agli effetti di una scuola importante che ha garantito livelli importanti di specializzazione anche scientifica nel sistema di costruzione di approcci della tutela e conservazione dello stesso patrimonio. Resta il fatto che il nostro paese, come a Palmira è passato l'ISIS, senza che sia passato l'ISIS, l'80% del patrimonio culturale, in generale del patrimonio pubblico, in condizioni di abbandono o di grave sottoutilizzazione. Io dico una cosa particolarmente banale che penso serva moltissimo a costruire logiche efficaci di intervento nelle aree interne, anche se il problema, diciamo, della perifericità del patrimonio culturale purtroppo esiste anche nelle grandi realtà urbane, come esiste anche nelle grandi realtà urbane il sistema di vuoto urbano che viene dato dal fatto che importanti pezzi di patrimonio pubblico siano in condizioni di abbandono. Voglio dire, è chiaro che qualsiasi bene culturale di natura patrimoniale all'origine ha una sua funzione. La riproducibilità di questa funzione nel tempo non è data, no? Cioè, voglio dire, le funzioni sono allineate al tempo in cui sono date. Allora, io sono convinto che tanto più per le aree interne, se dovessi dare una ridefinizione del processo di valorizzazione del patrimonio culturale, direi questo: è il processo di restituzione di valore d'uso, no? Al bene, di valore d'uso contemporaneo. Il problema non è soltanto la condizione, diciamo, di mantenimento del valore storico e architettonico e dei vincoli che ne conseguono al valore architettonico di taluni beni. Peraltro il 95% di questi beni sono trattati come beni minori, no? Quindi, diciamo, non siamo neanche all'altezza del parco archeologico di Altiglia, che è vero, è assolutamente una sorta di palinsesto della storia, no? Siamo in condizioni in cui ciascun bene, però, come per le cose che hanno valore per noi, no? Hanno valore in quanto oggetti che sono percepibili in uno spazio, in un luogo, all'interno di una comunità. È un po' come dire essere ed esserci, no?
Esserci significa dare la restituzione alla comunità del valore del bene che appartiene a quella comunità, non del bene abbandonato. Questo chiede, in primo luogo, una capacità di ibridazione di contenuti. La parola del futuro è ibrido, ibrido e contemporaneo. Non possiamo trattare i processi di valorizzazione nella logica degli articoli 111, 112 e seguenti come i servizi aggiuntivi. Aggiuntivi a che? No? Non è un problema di gestione di servizi aggiuntivi dal bookshop alla biglietteria, che peraltro noi sappiamo, voglio dire, il nostro paese riesce a costruire un margine di valore al netto degli investimenti, che sono di gran lunga superiori sulla gestione del patrimonio culturale, pari a circa 457 milioni di euro. La Gran Bretagna, che non ha il nostro stesso patrimonio culturale, riesce con sistemi di tipo diverso a valorizzare un margine di valore aggiunto di 2 miliardi di sterline. Cioè, com'è possibile che accada questo? No? Accade questo perché evidentemente il livello di schiacciamento su concezioni troppo legate alla logica del bene puntuale, non del bene come elemento di contesto all'interno del proprio territorio e della propria comunità, non è in grado di generare liberazione di risorse. Questo è un paese che ha bisogno di processi generativi, no? Piuttosto che di processi di controllo preventivo e di adempimento. No? In questo io immagino e diciamo bilancio diciamo fondamentalmente tre warning, poi dopo mi sospendo, spero molto anche nelle vostre domande. Ci sono tre cose che diventano essenziali come warning in quello che sta accadendo nelle aree interne. Il primo è che uno spostamento di punto di partenza, no? Ci mostra una strada diversa, e le strade che sono state intraprese ad oggi, da quello che io voglio dire sento, sono più approcci in logica di pianificazione, programmazione, che in logica di costruzione di comunità, no? un po' delle cose che diceva anche lo stesso Roberto, no, prima, no? Cioè, noi siamo nati lo stesso giorno, è nato fortunatamente per lui vent'anni dopo, però stiamo comunque pensando alle stesse cose. Sono arrivato tardi allora. Quindi io leggo, diciamo, impostazioni che partono, cioè, è un po' come proprio esattamente la storia di Stregatto che dice ad Alice: se non sai dove vuoi andare, nessuna strada ti porterà lì. Allora, se non partiamo da un concetto diverso di valorizzazione, non siamo in grado di costruire un processo di valorizzazione vero, concreto, attivabile e attivatore e generatore di liberazione di risorse. E l'idea di partire dalla logica del progetto di gestione mi fa rabbrividire, sì. No? Cioè, che cosa gestiamo? Gestiamo il bene, no? Gestiamo i servizi all'interno del bene, e quali servizi? Io personalmente in quest'ultimo anno ho costruito una sorta di declaratoria di 32 passaggi ineluttabili, no? Se si vuole arrivare a costruire un processo, diciamo, sostenibile nel tempo di valorizzazione di un bene all'interno di un dato contesto territoriale. No? Se non partiamo dalle condizioni di conseguimento dell'equilibrio analitico, no? Per esempio, dei vincoli storici, dei vincoli architettonici, dei vincoli culturali, ma anche dei vincoli funzionali degli spazi di un bene, no? Non possiamo parlare di generazione di servizi. E poi uno deve, perché non abbiamo contezza, per esempio, di quali sono i servizi che potranno essere attivabili e di quelli che non potranno mai essere attivabili in alcun caso, no? Perché tutto può accadere da qualche parte, ma non tutto accade dappertutto. Quindi anche i vincoli strettamente fisici dei beni e delle reti di connessione dei beni con lo stesso territorio, si è parlato molto prima di accessibilità, hanno un peso specifico nella identificazione di che cosa è generabile o meno. La seconda cosa, in molte aree interne vedo che si parte dai modelli di governance. Questa è un'altra moda, visto che si è detto più volte che esiste francamente un pre-problema di qualità di government, no? Perché la politica pubblica, no, appunto, come si diceva, è fragile, è debole, ha scarsi elementi e antenne per riuscire a costruire l'interpretazione corretta dei fenomeni. Quindi
Che significa governance? Significa mettere intorno allo stesso tavolo tutti i soggetti che a vario titolo hanno titolo appunto su un bene o sulle connessioni con quel bene, per fare che, no? Se non parte un processo di analisi prima, è un processo di mobilitazione anch'esso analitico dei soggetti che possono scommetterci con passione a fare cose, è complicato che emerga una logica generativa di valorizzazione. Cioè, emergerà un progetto d'appalto, magari una gara d'appalto fatta nei termini con cui stava prima dicendo l'amico di Sistema Musei, no? Io penso che anche questo è un ulteriore elemento di paradigma che bisogna cambiare proprio di senso se vogliamo costruire processi generativi di fiducia e non logiche adempitive, che è quello di passare dalla logica dell'appalto di servizi, perché troppe volte è di difficile interpretazione sante quello che può accadere all'interno di un bene se lo devo legare in logiche di contestualizzazione con il territorio in cui esso è, no? È difficile che un'amministrazione pubblica di qualsiasi genere, una grande città come una piccola città, sia in grado, perché non fa parte dei propri compiti ordinari, no? Di individuare la natura del servizio di interesse pubblico, di interesse generale da appaltare. Gli immobili pubblici, il patrimonio pubblico in generale, sia finalità culturale di innovazione sociale, il patrimonio culturale esso stesso deve essere spostato dalla logica dell'appalto di servizi, che non consente neanche a chi gestisce di investirci, perché gli appalti di servizi tendenzialmente, per quanto possono essere reiterati, hanno una durata limitata nel tempo, 3-5 anni, no? Se va bene, no? Alla logica della concessione d'uso, se parliamo di restituzione di valore d'uso, che significa scommettere su 10, 15, 20 anni di concessione, in una logica in cui però la comunità mi deve partecipare. Vi dico quest'ultima cosa, poi mi taccio, che è quello che stiamo provando a fare a Bari con l'esperienza del polo del contemporaneo, che è una scommessa a vita, no? Bari in generale, diciamo, l'arte contemporanea, no? Non è, diciamo, un'arte facile, no? È complicato, diciamo, che tutte le arti contemporanee, siano essere performative, visive o altro, no? Siano in grado, diciamo, di costruire di per sé il proprio pubblico, no? C'è bisogno di costruire un sistema di partecipazione che parta durante la fase di cantiere, no? È quello che infatti stiamo provando a fare, e non nella logica dell'appalto di servizi, perché che cosa possiamo dire oggi, no? Dell'ex Teatro Margherita o dell'ex Mercato del Pesce, se non aver fatto un'analisi tecnico-architettonica e funzionale molto molto stringente, per cui sappiamo esattamente metro quadro per metro quadro, qualunque sia l'uso, qual è il consumo energetico di quel metro quadro, no? Che è un fatto fondamentale per costruire elementi di sostenibilità economica futura, ci dà un dato, diciamo, di natura di partenza. Non stiamo pensando neanche alla concessione d'uso ad un soggetto importante, profit, che sappia, che sia in grado di costruire effetti diretti ed immediati di sostenibilità economica e di impatto occupazionale, perché neanche la creazione di economia diretta e l'occupazione è il processo di valorizzazione. Il processo di valorizzazione è in sé la restituzione di valore d'uso a quelli che vivono quel dato territorio. Per questo noi stiamo pensando ad un sistema, fatte tutte le normali matrici di obiettivi, vincoli e condizioni con l'amministrazione, non è stato facile, di un soggetto privato che sia in grado di investire, che abbia la concessione per molto tempo, che però non è il soggetto concessionario diretto, ma è il soggetto che si impegna all'attivazione di una new company concessionaria a cui partecipa direttamente un'associazione di soggetti locali. E quando dico associazione di soggetti locali, io sto pensando esattamente al sistema di mobilitazione che ha avuto nel tempo l'esperienza del Palais de Tokyo. Quell'esperienza si mantiene da sola, Palais de Tokyo a Parigi. Quell'esperienza è autosostenibile non perché i proventi diretti, no, delle attività caratteristiche siano in grado di sostenerla. Questa è una invenzione, signore, poi io ve lo dico chiaramente, neanche la Galleria degli Uffizi si autososterrebbe se non ci fosse il contributo del Monte dei Paschi. Non è un problema di autosostenibilità dell'attività caratteristica, è un problema della capacità di costruire reti e relazioni fra soggetti. L'associazione Amici del Palais di Tokyo è fatta di persone che
vivono in 20 paesi del mondo, oggi sono già diventati 24, no? E che hanno alcuni diritti specifici in quanto soci, no? E che finanziano direttamente la compassione, la loro voglia di essere amici del paletto, del Tokyo. Questo, la costruzione di un nesso fra attività caratteristiche generate nel tempo, quindi non appaltate, la concessione del primo concept store sul design store culturale, che è il primo pezzo del polo del contemporaneo di Bari che sta funzionando, nasce una logica di concessione d'uso, non di concessione di servizi, in cui il soggetto concessionario ha costruito soltanto la progettazione esecutiva di una parte caratteristica della propria attività, perché sul resto c'è un punto interrogativo. Allora bisogna avere logica fiduciaria, sperimentare, dopo i primi 2 anni forse uno sa qual è la dritta che possa consentire al meglio la sostenibilità diretta, almeno dei costi generali dell'attività caratteristica. Grazie per i suggerimenti, per le indicazioni. Volevo dire che nella strategia nazionale delle aree interne tutta la prima fase è stata una fase di ascolto del territorio dal basso. Lì il comitato si è recato nelle regioni a parlare direttamente con le aree in via di selezione, e quindi il comitato è composto da rappresentanti dei vari musei, da rappresentanti delle regioni, quindi è stato molto partecipato, e ai tavoli non partecipavano soltanto i sindaci o le figure locali, ma proprio gli stakeholders, cioè dall'allievo che denunciava la difficoltà di raggiungere la scuola, al gestore del sito locale, del parco locale. Quindi insomma è stato proprio un esperimento, cioè una, ormai una realtà, insomma, oggi di programmazione partecipata. Quindi l'accordo, in questo caso la gestione, viene dopo aver ascoltato e aver messo tutte le parti a un tavolo, anche le parti che non hanno una loro ufficialità, quindi anche coloro che ne usufruiranno. Concordo anche con te che qualunque forma di valorizzazione deve prima partire da una valorizzazione ufficiabile. Perché se tu rendi, e questo è nelle linee guida del MIBAC più volte ribadito, pubblicato nella strategia nazionale delle aree interne, cioè se tu valorizzi un luogo per chi ci abita, alla fine crea una comunità che promuove se stessa anche al di fuori, cioè attrae perché ci si vive bene. E allora ringrazio, il ciclo è concluso, adesso siamo nella parte delle discussioni. Vi presento Ottavia Ricci, che è il consigliere del Ministro per il Turismo Sostenibile e che ha il compito di aprire il dialogo e di interrogarvi sui 3 temi che abbiamo condiviso e studiato per... Okay. Io non voglio rubare il tempo a voi che dovete fare domande, perché il dibattito secondo me è questa generazione di idee, la parte fondamentale. L'unica cosa che vi voglio dire è un aneddoto. Quando sono arrivata a Berlino, io vivo a Berlino, faccio su e giù, la cosa che mi ha stupito di più all'inizio era che tutti vivaccavano sui prati. Cioè, nel nord Europa non troverete mai l'insegna non calpestare le aiuole. E questo secondo me è indicativo del fatto che il bene comune in quei paesi è di tutti nel rispetto degli altri. E tutto il lavoro che noi stiamo facendo appunto da 2 anni e mezzo con il ministro proprio, diciamo, si basa su questa concezione, su un po' l'inversione, no, di quello che è stato fino adesso, del concetto di tutela spinto verso una forte valorizzazione. E la valorizzazione si fa soltanto, ve lo dico, e l'ho visto, coinvolgendo le persone, cioè non possiamo valorizzare i luoghi e le aree interne, è una cosa fondamentale. Io sento sempre parlare di giovani, dovunque vado non vedo mai questi giovani, e questa è la cosa che secondo me manca fortemente in Italia, ridare fiducia alle persone, cioè di ridargli un senso di responsabilità reale verso quello che è il loro bene, quindi dargli l'occasione di calpestare quelle aiuole, magari di fare un barbecue, perché in Germania si fanno i barbecue dovunque,
nel rispetto però che poi te ne vai e lasci quel luogo più o meno come l'hai ritrovato. Quindi sono, devo dire, è molto emozionante per me sentire questa sera questo dibattito, perché vedo che appunto ci si sta sempre questo processo che l'area interna non ha avviato. Secondo me è un processo fortemente di grande ritorno verso la persona, che è quello che poi sta facendo anche il turismo. Io mi occupo di turismo, della sostenibilità nel turismo, attenzione, non del turismo sostenibile. Quindi mi occupo di pensare strategie sostenibili che vanno implementate all'interno del turismo, perché il turismo non è sostenibile. Un turismo eccessivo distrugge luoghi. Io sono stata a Taormina e mi sono permessa di dire al sindaco che non è più un posto autentico. Matera, ne stavamo parlando prima, rischia questa disautenticità. E io vi dico che nel giro di 20 anni i cinesi si costruiranno Matera, si faranno Taormina e rimarranno a casa loro, perché tanto venendo a Matera, a Taormina, non avranno più niente di autentico. Allora, quello che noi abbiamo una grandissima responsabilità, cioè tutti quanti dobbiamo sentirci portatori della responsabilità, che è quello di fare un passo indietro, pensare al turismo come nella sua rivoluzione copernicana, che sta riportando alle persone il ruolo fondamentale di raccontare i territori. E quindi noi dobbiamo dare, cioè noi dobbiamo, io non mi sento di noi dobbiamo, cioè bisogna veramente che tutti quanti capiamo che abbiamo la responsabilità di avere appunto, di essere portatori della nostra identità e di quello che siamo, e dunque dobbiamo conoscere il nostro territorio, che è una cosa complessissima, perché dobbiamo cominciare a vederlo con occhi differenti. Finora l'abbiamo visto in una maniera molto difficile, molto di affanno, io oggi in pullman vi dico, forse perché vivo a Berlino da 8 anni, ma sentivo, oddio che fatica arrivare in questo posto, e io invece mi godevo il paesaggio e pensavo, madonna mia che meraviglia, e già mi immagino la cena di stasera, era tutta una cosa, era un'emozione, cioè io devo dirvi la verità, nella sfortuna di Angela, un'emozione che quando vengo in Italia, con tutto che è un disastro, me ne rendo conto, però mi emoziono da morire. Quindi anche sentire parlare di passione è fondamentale. Per cui, bando alle ciance, le domande sono, è un po' difficile, quali sono le precondizioni e le azioni necessarie affinché un percorso di valorizzazione e di rigenerazione territoriale urbana a base culturale possa affermarsi nelle aree interne? Cioè, parole povere, che bisogna fare affinché un luogo di area interna subisca un processo di valorizzazione? E un po' ne abbiamo avuto di esempi, no? Loro giustamente hanno trovato un posto, se lo sono preso, se lo sono riqualificato e ci fanno con la gente del luogo, no? Valorizzano. Poi, qual è il rapporto tra pubblico e privato per la valorizzazione dei beni e dei contenitori culturali nelle aree interne? Quali scelte e fattori rendono la gestione più affidabile ed efficace in termini di sostenibilità ampiamente intesa? Beh, abbiamo avuto il suo esempio, che secondo me bisogna pensare. Il project financing è uno strumento molto interessante, c'è anche una nuova cosa che nessuno sa. 151, comoda, 151, sì. Ancora 150, ancora. E l'altra cosa, esiste un nuovo tipo di azienda, che è l'azienda, la B Company, che in Italia noi siamo l'unico paese che l'ha normato, eppure sono nate credo soltanto 20 aziende in un anno. La B Company ha che cosa ha di potenziale? Che chi fa una B Company è profit e non profit, ok? Deve contribuire anche al benessere di dove si inserisce. E la terza domanda è: le politiche di coesione e il rilancio del Mezzogiorno passano anche per la valorizzazione del patrimonio, la crescita delle imprese culturali e creative e lo sviluppo locale in chiave turistica. Ma in un contesto competitivo non basta più avere beni culturali, né è sufficiente renderli fruibili e attendere il passaggio dei visitatori. Quali sono le strategie e gli strumenti? Quello che dico sempre io nelle aree interne, l'ho detto anche una volta a un sindaco, sì, buono il formaggio, bella la cosa dell'uncinetto, però mi devi spiegare perché il tuo è più bello di quello del comune accanto. Allora, quello che io dico sempre è questo:
quando si va a valorizzare un territorio, attenzione, non è detto che quello che voi vedete è il prodotto da valorizzare, perché, non, perché magari la domanda non c'è più. Prima di andare a valorizzare un territorio, guardatevi intorno, ascoltate se ci sono progetti innovativi, provate anche a portare innovazioni in quello che è l'autenticità, ad esempio nell'artigianato, appunto l'artigianato può essere oramai iper innovativo. Quindi tentate anche di capire la domanda. Un'altra cosa che ho detto, in una, sono stata in Fermano, c'erano dei ragazzi che fanno permacultura, io sono andata dal sindaco e gli ho detto scusi, ma lei sa quanta gente nel mondo è interessata alla permacultura? Fate delle sessioni di studio sulla permacultura, un festival, quello che vi pare, inventate una cosa e portatevi la gente che fa permacultura. Non è che bisogna per forza catturare il cinese con la macchina fotografica. Una cosa, scusa Vittoria, volevo dare un attimo la parola a Claudio Locci di Chiedere Culture. È una, cioè non era scritto nel programma, però ci può dare delle, un input anche su questi temi annunciati. Non pensavo di parlare in questo modo, ti ringrazio, ringrazio in questa occasione, veramente molto interessante, e soprattutto perché finalmente, grazie a Anna Conticello, questo tema sta entrando un po' nelle corde del Ministero. Lo sforzo che il Ministero sta facendo è grosso, i ritardi sono enormi. Chiedere Culture, come sapete, rappresenta regioni, province e comuni e le imprese di servizio pubblico della cultura, dalla triennale di Mieli Grandi, diciamo, importanti, luoghi della cultura non statali, per la verità, tanti per esempio come un'interessante eccezione che è il Museo Egizio di Torino, non propriamente diciamo aree interne, però è interessante come anche in quel contesto il MIBACT abbia introdotto diciamo un modello fondazionale per gestire un grande attrattore culturale. Perché dico questo? Perché noi crediamo che il tema importante, che mi pare che finalmente diciamo anche con questo seminario si sia voluto entrare con il piede nel piatto, sia la cultura di gestione e tutte le esperienze dal sistema museo, ex FAD, anche l'esperienza che citava ora Franco Livella, vanno un po' in questa direzione. Io credo che noi abbiamo bisogno di riflettere molto sui processi, nonostante su questo non so se ho capito male, Franco poi magari a cena approfondiremo, noi crediamo di tenere insieme due momenti. Da un lato c'è la gestione imprenditiva, dico io, non imprenditoriale, nel senso che molta passione sostanzialmente che è stata evocata in realtà viene trasformata in energia positiva nell'aspetto gestionale. Siamo quindi in un contesto in cui la finalità pubblica è prevalente, la finalità di costruzione della costruzione di senso, della restituzione sul territorio, dei valori identitari, quindi c'è un di più legato a appunto una gestione che non può essere gestione di mercato. Però da questo punto di gestione è rilevante e dirimente rispetto ai luoghi, rispetto ai contenitori, rispetto agli ambiti territoriali. Io voglio ricordare che su questo per le culture si è molto spesa per il famoso bando MIBACT progettazione per la cultura, in cui per la prima volta il Ministero ha assegnato risorse a una progettazione integrata di ambito vasto, forse troppo vasto purtroppo, 150.000 abitanti per aree interne non è molto facile raggiungerlo, però quello è stato un tentativo diciamo di introdurre un approccio alla progettazione integrata che va corroborato anche dalla progettazione partecipata, questa è un po' la sfida. Quindi dicevo, da un lato cultura di gestione, quindi la sostenibilità dei contenitori culturali, delle risorse culturali che devono essere gestite, dall'altro questo punto di caduta che è la gestione non può non, come dire, non avere un a monte, non può non avere una visione dello sviluppo dei territori. Quindi la governance secondo noi è molto importante, è una governance che in primo luogo non può non essere di riferimento delle amministrazioni di prossimità, dei comuni, purtroppo per mettere una piccola parentesi, lo smontaggio delle province ha creato un vuoto di governo negli ambiti territoriali e questo secondo noi è un problema che prima o poi dovremmo
dovremmo risolvere. Quindi dicevo, la gestione sui territori deve avere un riferimento, una visione, una governance, e per questo credo che la riflessione dovrebbe tenere insieme questi elementi processuali molto importanti dal nostro punto di vista. Approfitto per dire, e chiudo, che proprio su questi temi, delle chiusure, il 5 luglio prossimo all'Aquila, un luogo diciamo simbolico anche per tanti altri motivi, insieme all'associazione, all'Alleanza per le Cooperative, quindi il mondo delle cooperative, il forum del terzo settore, della cultura e delle aree naturalistiche, pensate al FAI, pensate al Lega Ambiente, a Italia Nostra, e all'Agis, lo spettacolo, ecco, queste quattro centrali che hanno cose, diciamo, fanno cose diverse, ma noi le abbiamo messe intorno a un tavolo sottolineando l'aspetto che tutti questi sistemi gestiscono pezzi di patrimonio culturale, pezzi di, diciamo, di identità territoriale. E con questa logica il 5 luglio, quindi vi invito sin d'ora tutti, il 5 luglio noi promuoviamo la prima conferenza nazionale dell'impresa culturale. Approfitto anche per introdurre questo elemento. Come sapete, ovviamente si parla sempre di imprese culturali e creative, di settore culturale e creativo. Noi crediamo che ci si debba essere ormai una distinzione tra l'infrastruttura gestionale con finalità pubblica, che quindi in qualche modo rappresenta le indicazioni di governance pubblica e raccoglie le istanze comunitarie, quindi questa noi la chiamiamo di impresa culturale, e la distinguiamo dall'impresa creativa. L'impresa creativa è quella, secondo noi, che legittimamente sta sul mercato, utilizza l'input creativo per, diciamo, essere competitiva, molto spesso è complementare all'impresa culturale. Per dirla, per fare un esempio, diciamo, vicino, Napoli, il famoso caso del Mani di Napoli e del videogioco di Fabio Viola, che ha avuto un grande successo. Ecco, quello che dal nostro punto di vista è proprio paradigmatico di un'impresa culturale che ha finalità pubbliche, ovviamente il Mani, e rispetto all'impresa creativa che in qualche modo, in maniera complementare, si introduce e crea valore per lo sviluppo del territorio. Scusami, Claudio, allora le 6:06 noi dobbiamo andare in là. Io ho finito. E volevo, c'era anche un passaggio di Emanuele Busti, se sto verificando se ci possiamo prendere un po' di tempo in più. Scusatevi perché il tema è complesso e abbiamo poco tempo e non abbiamo avuto tempo di parlare, abbiamo iniziato tardi e sì, quindi facciamo intanto facciamo la discussione. Volevo finire, sostanzialmente di riportare sulle domande un attimo, sei d'accordo, Italia? E allora, diciamo brevemente, secondo voi quali sono le tre condizioni e le azioni necessarie affinché si possa affinché un percorso di valorizzazione possa affermarsi nelle aree interne del paese caratterizzate da un basso livello di accessibilità, visibilità e pubblico. Quali sono? Mi sembra, se posso anticipare, che le precondizioni e le azioni sono intanto quelle che diciamo più o meno ci siamo visti, anche partire da una condivisione con il territorio. Diciamo chiedendo al territorio cosa individua come proprio elemento identitario, come oggetto di valorizzazione, come luogo di almeno questo mi sembra chiarito. Chiedo a voi un riscontro. Silenzio. Io aggiungerei un elemento. Ecco, purtroppo qui manca la scuola. No, fondamentalmente noi abbiamo assistito negli ultimi anni a delle riforme della scuola finalizzate al risparmio, delle quali hanno fatto le spese alcune discipline come storia dell'arte, per esempio educazione al patrimonio, cioè praticamente queste sono discipline che sono sparite da alcuni corsi di laurea, da alcuni corsi di studio. In maniera incredibile, per esempio, dai corsi, dalla programmazione di studi tecnici per il turismo e professioni per il turismo, dove, e anche ai licei artistici, dove l'insegnamento della storia dell'arte è radicalmente stato tagliato. Quindi questo, per esempio, potrebbe essere un aspetto fondamentale, cioè ritornare a questi aspetti di formazione, appunto, che riguardano i giovani, coinvolgono i giovani, e che danno ai giovani una diversa consapevolezza del loro patrimonio. Perché partendo da lì, probabilmente, si riesce anche a portare avanti un
un discorso di valorizzazione che non è solamente il discorso dei beni culturali come Petrolio d'Italia, che ormai da anni purtroppo sta andando avanti, cioè la valorizzazione è culturale prima che economica, e purtroppo su questo io, come dire, non riesco a trovare la sintonia con chi mi dice che i grandi musei sono stati creati per fare cassa. Cioè, non è vero, non si riuscirà mai a fare cassa nei grandi musei, neanche così piccoli, perché questi musei, questi luoghi della cultura devono avere una funzione di valorizzazione culturale, non economica, e appunto questa valorizzazione culturale parte anche dalla scuola. Ti ringrazio, Leandro. Può continuare la discussione? Sì. Sì. Mi offre... A me piacerebbe un giorno avere un luogo dove turismo e cultura, cioè cultura non debba sempre essere necessariamente associato solo al turismo. Mi piacerebbe cultura e zootecnia, cultura e economia. No, nel senso che noi purtroppo viviamo di questa cosa perché sembriamo essere il prodotto per il turismo, no? Certe volte. Io parto da una brevissima riflessione che si ricollega a quanto si diceva orora. Io ero archeologo, ho fatto per 30 anni all'università archeologo e molto spesso mi sono trovato in questi paesi, ho avuto il piacere anche di dormire a Sepino tanti anni fa nella loggia del teatro, quindi insomma c'è un bellissimo ricordo, e dico che noi siamo un pochino la schizofrenia come materia, come disciplina, cioè noi non riflettiamo mai che sono 200 anni che noi insistiamo con questa conservazione, ok? Poi ci ritroviamo oggi a chiedere soldi per scavare quello che gli uomini hanno deciso a un certo punto di abbandonare, gli insediamenti, e oggi siamo in crisi rispetto agli insediamenti che si stanno abbandonando perché le economie non funzionano più. Cioè una volta io, archeologo, scavo i siti che la gente a un certo punto abbandonava perché le economie saltavano. Okay? Allora oggi non ci poniamo il problema se questi paesi sono ancora sostenibili dal punto di vista economico. Allora o cambiamo approccio all'economia, uscendo però dalle categorie della conservazione, cioè uscendo dall'idea che noi per forza di cose dobbiamo conservare queste cose, allora, o e diamo un ulteriore significato a queste, cioè che parte dalle sollecitazioni che faceva Roberto prima, che è l'unico qua dentro che in qualche modo dice: io mi sono preso un edificio dove ci hanno speso soldi, che era un edificio di archeologia industriale, dove mi sono posto il problema. Io amo i luoghi dell'archeologia industriale non quando diventano i luoghi come diventati di moda fighetti, ma quando ripongono il problema del lavoro al centro e riaccendono attraverso un discorso culturale l'orto botanico, le diverse discipline in cui riattivano determinati processi. Allora, e chiudo, io è chiaro che essendo archeologo ci tengo ai beni culturali, però se diventano, posso lanciare la provocazione, se non diventano come Pompei. Pompei io lo chiamo zoo archeologico perché nel momento in cui Pompei, che in teoria ti insegna la dotta lezione della cittadinanza antica da cui noi proveniamo, e poi esci fuori da Pompei e vedi Scafati, e vedi Pompei contemporanei, vedi Torre del Greco, Torre Annunziata, dove il concetto di cittadinanza non esiste, evidentemente qualcosa salta in quella cosa. Allora si ricollega a quanto si diceva anche Franco Midella prima: se noi siamo in grado di reinterpretare dal punto di vista contemporaneo e riaccendere, cioè queste immagini che noi vediamo fuori hanno senso se riaccendono delle economie che sono altro, e ci sono tre categorie: se noi non riaccendiamo agricoltura, se noi riaccendiamo artigianato, se noi riaccendiamo che sia transumanza, allevamento, queste cose rispetto la cultura serve a poco, ok? Allora forse dobbiamo capire come ragionare in quel senso. E io sono stanco da archeologo, da uno che è stato 30 anni a difendere i beni culturali, a dire che io devo difendere i beni culturali se questi beni culturali poi non sono in grado di reinterpretare e di rimpossessarsi del discorso economico, ok? Cioè non è una difesa a spada tratta, cioè noi dobbiamo capire se o accettiamo il fatto che questi insediamenti sono in via di scomparsa, e mi piacerebbe che qualcuno dicesse: accettiamo il fatto che fra 30 anni Aliano non ci sia più, che non ci sia più tutta questa serie di cose, o le trasformiamo in nuove Pompei come zoo archeologici e accettiamo però quella dinamica, oppure mettiamo che quella categoria di cultura vada però ad accendere altre categorie che siano proprio fondamente di comunità rispetto all'agricoltura, rispetto a mille altre cose.
perché sennò, come dire, ci facciamo i discorsi addosso e nella difesa della conservazione ci dimentichiamo che conservare i muri possono essere di 2000, di 100, di 30 anni fa, ma muri sono muri e forse è chi li abita che in qualche modo dovrebbe dare un significato diverso. Grazie. E vorrei riprendere le domande. Ok, capisco che infastidisce il binomio turismo-cultura. No. Forse uscire da quel binomio. Sì, ma... sono d'accordo perché devo dire che ci sono... Soprattutto minore, no? No, ma voglio dire... Vale anche per il patrimonio. A San Vito ci vanno non perché c'è il bene culturale di per sé, ci no, vanno perché... No, perché c'è un territorio. Sì, ma perché c'è un prodotto culturale diverso che in qualche modo... insomma, quando... Se prego. Mariana Amato, Musei Integrati dell'Ambiente di Pertosa, è un paese mi piaceva adesso per cogliere questo binomio cultura-zootecnia, insomma, e per portare così in sintesi una nostra esperienza molto di successo in cui noi gestiamo in una fondazione che è della Regione Campania e di due comuni che sono sul territorio, un sito che sono le grotte di Pertosa Auletta, quindi un geosito, che è il geosito focale del parco, del Geoparco Globale UNESCO, focale che vuol dire che è un sito che ha un'importanza geologica ma che è gestito, quindi gestito per il turismo, e due annessi piccoli musei, uno che parla del ritrovamento in grotta di palafitte del medio bronzo, con resti di zootecnia, agricoltura e tutto questo, e l'altro è un museo del suolo che parla del suolo e dell'agricoltura, e diciamo il presidente della fondazione è un veterinario, è lì e io sono il direttore scientifico dei musei e sono un agronomo, quindi noi abbiamo impostato questo museo con la responsabilità della gestione di un geosito, responsabilità grande perché non esistono protocolli per la gestione sostenibile di una grotta, quindi inventandoci monitoraggio, protocolli di gestione e mettendo in rete questa esperienza nell'Associazione Grotte Turistiche Italiane, di cui ora siamo presidenti in questo momento, e nell'ambito dei geoparchi UNESCO, insomma, in cui ci sono dei geositi, però è tutto da inventare. E quindi fatto con le associazioni, con gli enti di ricerca, tutto questo. Ma nel nostro, diciamo, nel percorso che va dalla grotta al suolo, all'agricoltura, alla zootecnia, che va dalla zootecnia del medio bronzo, diciamo, testimoniata dal sito, a quella di oggi, noi lavoriamo in agricoltura. Siamo una fattoria didattica. Siamo titolari del presidio Slow Food Carciofo Bianco di Pertosa, che è una specie di carciofo, una varietà di carciofo che rischiava l'estinzione, è stata salvata dall'estinzione, diciamo, dal nostro presidente, che ora è animatore dell'associazione dei produttori e titolare del presidio Slow Food. Quindi un'esperienza di cultura e agricoltura e zootecnia, in cui noi abbiamo un sito che attrae turisti già di per sé perché nelle grotte, insomma, però ne approfittiamo per catturarli in un percorso in cui raccontiamo che la grotta è bella ma è una fase iniziale di formazione del paesaggio carsico, per esempio, che è il paesaggio del nostro Appennino in grande parte, che è la base dei sistemi agricoli che ci sono, e gli raccontiamo tutto questo per poi arrivare all'attiva partecipazione nella creazione delle filiere agroalimentari, nello stimolo alla ricerca. Per esempio questo carciofo è geneticamente particolare, per cui è molto vicino al cardo, per cui al presidente è venuto in mente di sperimentarne gli usi come cavio vegetale, come era il cardo, come pianta tintoria, e di farne delle filiere di souvenir che poi vengono proposti ai geoturisti, diciamo. La cultura e zootecnia insieme, così per noi è un'esperienza di successo in realtà, e tutto questo gestito con tutti gli attori, quindi gli agricoltori, le loro associazioni, eccetera. E come ultima cosa, per coinvolgere la scuola anche, io ho un consiglio scientifico junior fatto dai ragazzi delle scuole e dei due atenei più vicini lì, che sono uno in Campania, all'Università di Salerno, e uno in Basilicata, all'Università della Basilicata dove io lavoro,
perché anche la, la gita scolastica è molto importante, la preparazione delle visite scolastiche è molto importante, ma avere gli studenti anche delle scuole elementari, a partire dalla quarta elementare, nella governanza del museo, con tutti i problemi, perché poi gli studenti cambiano nel tempo, quindi non diciamo, anzi io ho qualche studente fuori corso che rimane, però mi dispiace perché è fuori corso, quindi è un problema, è un problema. Però è un grandissimo fattore di ownership del museo, diciamo, anche questo. Quindi per noi, diciamo così, mi piaceva cogliere questo spunto della cultura e agricoltura. Dovete ringrazio una vostro. Cosa dei concetti principali, perché stiamo tornando. Una cosa, un attimo solo, una cosa sola sul concetto di turismo. Allora, una cosa proprio non turismo ma turismi, non turisti ma visitatori e fruitori. Fruitori forse, io comincerei a proprio pensare a fruitori, a quelli che calpestano le che finalmente possono andare sulle aiuole. Noi a Matera usiamo questa cosa dei cittadini temporanei, capito? Che riporta il concetto di cittadinanza, cioè, e non ai muri ma alla, alla cosa che. Allora, dobbiamo chiudere perché alle 6 e un quarto inizia la discussione di là, là nella sala. Vi ringrazio moltissimo. Sì, perché è un'occasione che non mi verrà data mai. Dai, vai. Noi stiamo facendo un percorso di rigenerazione urbana, abbiamo preso una ex caserma. Un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni hanno fatto una prima riduzione e per due anni ho cominciato a pulire, a fare mostre d'arte contemporanea in questo spazio. Oggi abbiamo la fortuna, l'onore e l'onere con soldi nostri di pagare i lavori di ristrutturazione per ridare questo spazio ai centri della vita. L'8 luglio apriamo la mostra che si chiamerà San Sepolcro Arezzo. No, vi voglio fare questa esperienza, voglio dire questa cosa. Sì. Dato che noi lavoriamo con tutti gli enti, perché lo spazio della provincia è dato in gestione al comune, l'ha dato a noi e la dialoghiamo con la sovrintendenza. Noi al giorno abbiamo pagato 55.800 euro per la prima tranche di lavori, soldi. 800 euro di questi soldi noi li paghiamo perché la sovrintendenza ci ha imposto di fare i saggi ai muri, che oltre ad aver scorticato una parte che proprio mi piange il cuore, ma noi abbiamo pregato di non trovare niente sotto, pregato, perché se avessimo trovato anche un minimo, sappiamo già che quel processo di conservazione interrompe il processo invece di recupero di senso di questi luoghi in senso contemporaneo. Questo a livello istituzionale, lo dico ora perché uno può dialogare anche con le istituzioni, è un problema, perché non sempre ha senso trovare cose, non sempre, forse ha senso trovare nuovi sensi alle cose e trovare nuovi abitanti per questi spazi, questi beni, non per mantenerli o ritrovare cose che forse è bene anche tenerle lì. E quindi ecco, mi fa piacere dirlo ora perché è veramente un'occasione importante. Ti ringrazio per la tua esperienza, una bellissima esperienza. Noi però diciamo che il punto è arrivare ad un incontro, perché abbiamo anche delle. Noi rispondiamo anche personalmente. Una cosa rapidissima, cioè riprendere quel discorso tra economia e cultura, sinteticamente. L'economia è una scienza sociale, non una scienza matematica. Amartya Sen ha riscoperto i fondatori dell'economia come filosofo morale, Schmidt, Coperts, nella valutazione diciamo economica. Al posto del PIL si valuta la qualità della vita, il benessere. Hanno elaborato il film, felicità interna loro. Sì. Allora, economia e cultura possono stare insieme se producono benessere e felicità per la popolazione. Grazie. Direi che questo tema si candida a uno dei primi temi della